La competizione a squadre femminili ha aperto di fatto la 27esima edizione del Trial delle Nazioni, con pioggia e fango a fare da padroni sui boschi di Mislenice. Scontata la lotta al vertice tra la formazione inglese e la formazione spagnola, che ha prevalso per soli 2 punti, la vera sorpresa è giunta proprio dalle azzurrine, che nonostante le proibitive condizioni meteo hanno saputo mantenere lucidità e spirito di squadra dalla prima all'ultima delle zone speciali di gara. Salutate al via dal capo spedizione Giulio Mauri e dai colleghi della formazione maschile, Martina Balducchi, Sara Trentini e Sara Rivera, capitano della squadra, sono partite col piede giusto, portandoci subito in vantaggio rispetto alle dirette avversarie, ovvero le squadre di Norvegia e Australia. In seria difficoltà unicamente alle zone 5 e alle zone 11, le nostre sono riuscite a contrastare punto su punto le avversarie norvegesi e al termine del primo giro il tabellone assegnava alle nostre il 5º posto provvisorio con 65 penalità. Un punto di vantaggio quindi sulla compagine della Norvegia che ne sommava 66. Fondamentale il supporto della squadra guidata da Fabio Piccinini e Andrea Buschi, che assieme agli assistenti di gara hanno messo le ragazze in condizione di esprimersi anche oltre le loro reali capacità in ogni zona. È preziosa in un contesto climatico come quello odierno l'assistenza meccanica fornita da Albino Teobaldi, capace di risolvere le piccole emergenze tecniche insorte durante la gara. Un punto di vantaggio quindi al termine del primo giro, che pur essendo ininfluente sul totale, è servito certamente a cementare lo spirito di squadra delle ragazze, che uniche tra tutte sono state capaci di una fortissima rimonta nella seconda tornata, una rimonta che le ha portate a chiudere la gara occupando con ampio margine la 5ª posizione con 115 penalità, mentre le avversarie norvegesi e australiane, un tempo in competizione con noi, si perdevano nel fango e nei guadi, chiudendo le spalle delle nostre con un distacco superiore ai 50 punti. Prevista come riserva, Valentina Peretti ha potuto prendere il via con una delle formazioni miste. Logicamente per lei il livello di gara è stato al limite delle sue possibilità, ma nonostante questo, nonostante i numerosi tuffi del fiume e le numerose cadute, è giunta al traguardo con il suo consueto sorriso sulle labbra, soddisfatta di questa bellissima avventura.